Ma buongiorno cari amici elettronauti, come state? Siamo a Misano e non so se si nota, ma sono in spiaggia. No, in realtà non è vero, non sono in spiaggia, ma sono alla Formula E! Sì ragazzi, perché quest'anno la Formula E si tiene a Misano, non più a Roma, e quindi il circuito di Misano è stato adattato per ospitare la Formula E. Sapete quali sono le modifiche apportate? Beh, il circuito è stato reso, diciamo, un pochino più friendly per la frenata rigenerativa. Infatti è stato accorciato di circa 440 metri, ora più o meno siamo sui 3,9 km di lunghezza, e hanno aggiunto alcune chicane per far rigenerare il 40% di batteria alle auto. Durante lo scorso anno a Roma c'è stato veramente un brutto incidente, nessuno si è fatto male, nessun problema chiaramente né per il pilota né per le persone che erano lì vicino, ma sì, si è capito che le strade di Roma non sono proprio il massimo per ospitare questo genere di corse. E quindi, beh, benvenuti a Misano. Se ve lo state chiedendo ragazzi, Misano non è la prima volta che è stata modificata per ospitare un Gran Premio particolare, infatti è, diciamo, una cosa abbastanza comune. Misano infatti è un circuito molto modulare, in realtà sono 3382 metri, non 3900, mi sono sbagliato. Adesso entriamo nel box di Cupra ABT. E niente, sono stato subito ripreso perché non si può andare dentro nel paddock, sorry. Ovviamente sono un po' tutti agitati perché, chiaro, questo è un campionato ufficiale, ci sono delle regolamentazioni molto molto ferree. Dicevo, 14 curve, circa 30.000 persone attese quest'oggi qui a Misano. Oggi è sabato, prove libere, qualifiche e gara. La tappa di Misano è composta da due giornate, anzi in realtà tre. Nella prima giornata, ossia il venerdì, ci sono solo le prove libere. Poi dopo il sabato, qualifiche, vabbè, ancora prove libere, qualifiche e gara. E poi anche domenica, prove libere, qualifiche e gara. Sì? Avete capito bene, due gare in due giorni. Il bello di Misano, ragazzi, è che è un circuito veramente molto molto scorrevole, ci sono tante possibilità di sorpasso, e in Formula E, confronto alla Formula 1, ci sono veramente tanti tanti sorpassi in più. E poi il fatto che non ci si fermi mai a fare il pit stop è tanta tanta roba, è tremendamente interessante ragazzi. Queste auto non differiscono da auto di Formula 1 in tantissimi casi. Infatti praticamente sono gli stessi veicoli, cambiano leggermente in poche cose, come ad esempio il fattore gomme. Le gomme infatti sono contenute qui, ma adesso vi spiego tutto. Lasciatemi uscire dal box perché adesso cominciano i lavori. Voi forse potreste pensare che le gomme non sono un aspetto fondamentale del motorsport. In realtà lo sono, e lo sono e come. E chiaramente, ok, è tutto importante, ma la gomma ha un aspetto veramente fondamentale, perché prima di tutto nella Formula E non ci sono i pit stop e quindi non si possono cambiare le gomme. Quindi le gomme devono durare per tutta la gara ed è fondamentale. Oltretutto con lo stesso treno ci fanno anche le prove libere e le qualifiche e la gara, quindi insomma la gomma ricopre veramente un aspetto molto importante. E poi, beh, come dicevo, una gomma sola sia per la pioggia che per il sole. Sì, infatti praticamente, cioè, le auto prendono, partono e fine, finiscono la batteria, non finiscono la batteria, non fa niente. E il pilota sa come andare ad utilizzare effettivamente nella maniera corretta l'energia. Come dicevo prima, abbiamo una percentuale altissima di rigenerazione della batteria, circa il 40%, che se voi siete elettrici, insomma, sapete che
è tanto, ma tanto, tanto, tanto. E a proposito di rigenerazione, beh, ho da farvi vedere qualcosa. Eccola qui, l'auto da 2 secondi. Parliamo un po' delle dimensioni di questo estremo veicolo nel frattempo che i ragazzi lavorano sull'auto, sono appena appena finite le qualifiche. E quindi, allora, lunghezza 5 metri e 16 mm, larghezza 1 metro e 70, un passo di 2 metri e 97. E il peso, pensate, è di soli 856 kg, compreso il pilota. Quindi se il pilota è leggerino, ancora meglio. Come dicevamo, abbiamo una potenza di 350 kW, ragazzi, ed è tantissimo. Queste auto vanno veramente forte. Superano i 320 km orari. E parlando di rigenerazione, non posso assolutamente mancare di dirvi che abbiamo 600 kW di energia in picco di rigenerazione. Che se ci pensate, raga, è tantissimo. Beh, effettivamente per recuperare il 40% di energia ci vuole tutta sta potenza. In questo momento potete osservare i due team, perché sono due team differenti che lavorano sull'auto, sulla sua composizione, perché chiaramente qui abbiamo anche due piloti differenti. Abbiamo Nico Müller e Lucas Di Grassi, rispettivamente, beh, svizzero e brasilero. Qui dice green light. Green light vuol dire che è tutto verde, finito, abbiamo terminato tutte le varie operazioni. Ah, e poi c'è una piccola lucina lì in mezzo, esattamente qui, che indica che l'auto è in un normale funzionamento. Se fosse rossa, c'è un problema elettrico, non elettrico. Vabbè, comunque, meglio non avvicinarsi e non toccarla. Ah, e c'è anche Ginger. Lui vi sta facendo un video che va in onda su Elettronauti, ovviamente. Guardate che mezzo. Guardate che bello! Due motori, uno anteriore ed uno posteriore, che sviluppano 350 kW di potenza totale. Abbiamo qui all'anteriore anche dei freni a disco. E perché ve lo specifico? Perché effettivamente i freni a disco dietro non ci sono, o meglio, non vengono utilizzati. E questa è una cosa molto particolare. Sì, esatto, non vengono utilizzati appunto perché c'è la frenata rigenerativa. I due motori infatti rigenerano contemporaneamente, soprattutto però chiaramente la frenata rigenerativa è demandata al motore posteriore, il quale sull'asse posteriore effettivamente non ha dei freni a disco, anche se questa è una, diciamo, piccola bugia, perché i freni a disco lì sotto ci sono nella parte posteriore, e i freni a disco però lì servono solo per le emergenze. Il pilota deve proprio andare ad anticipare ampiamente le curve per riuscire ad infilarsi alla velocità giusta, perché i freni sono solo anteriori. In questo momento potete vedere i meccanici che stanno applicando le ultime finiture all'auto, dopodiché l'auto sarà completamente pronta. In questo caso stanno applicando dello scotch. Sì, perché come avete visto tutte queste parti qui in carbonio vengono applicate al veicolo, ma chiaramente c'è sempre un piccolo millimetrino dove potrebbe passare l'aria, e a 322 km orari potrebbe essere un problema, e quindi diciamo che l'auto viene sigillata. Bene, 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 ragazzi, comincia a fare caldino. Che figata, la Formula E sta per partire. Beh sì, effettivamente la prima sessione di qualifiche è finita, perché ci sono due sessioni di qualifiche, gruppo A e gruppo B. Sono 11 i piloti che diciamo vanno insieme tutti in pista nel primo gruppo, e poi altri 11 nel secondo gruppo. E poi vi sa che questa volta la magliettina me la faccio, eh? E poi non vedo l'ora che partano, ragazzi, perché voglio proprio andare in pista e provare a farvi vivere l'emozione della Formula E. E guai se mi dite che la Formula E non è emozionante, raga. Aspetta che adesso devo entrare nel club. Voi siete nel club? Io sono nel club, credo. Aspetta, eh? Ho portato il giubbino, raga, ci sono 35 gradi. Ah, ce l'ho! Ce l'ho! Mamma di body body. Chissà se mi fanno entrare, proviamo. Buongiorno! Buongiorno. Posso? Sì, grazie. Sì, c'è. Ah, c'è la fila, ok. Tra l'altro comincio a sentire odore di cibo, eh. Sì, beh, effettivamente sono le 10:30. Una pizza già ci sta, eh. Oh, che bello è.
Mamma, si vede tutta la pista. Adesso vi faccio vedere tutto, o almeno ci provo. Ok, mi sa che sono entrato in una restricted area. Race suite VIP lounge. No, non c'entra assolutamente niente. Torno indietro. Forse devo andare su in terrazza, forse. Non ho ben capito effettivamente. O magari devo uscire di qua invece, non lo so. Si può prendere una fetta di salame? Allora favorisco. Prendo giusto così, senza toccare niente. Ah, un filo in bocca. Perché ho fame, raga. Ehi! Se sei quello dell'Electric Summer Day, nel blog hai detto mi sta superando uno con la P. Eri tu? Che ho patentato, ed ero io. Grande! Ciao! Ciao! Fai altri video? Stiamo facendo un video. Dopo ti guardo. D'accordo, ciao! Stavo dicendo che io mi sono svegliato tipo alle 5.45 e quindi, giustamente, una fetta di salame ci sta. Adesso voglio proprio capire dove cavolo si sono infilati, perché allora sa che ho perso un po' il filo del discorso. Stavamo parlando di gomme, però mi sa che questo non è il posto giusto per parlarvi, perché c'è un casino pazzesco e le auto in questo momento stanno girando. Certo, non fanno rumore come quelle della Formula 1, però è un rumore diverso. Sono già abbastanza devastato, eh? E sono solo le 10.35. Sta cominciando a piacermi un sacco. Le batterie sono prodotte da Williams e sono a celle prismatiche, ovviamente al litio, nickel, manganese, cobalto. Supportano una potenza di ricarica molto molto alta, fino a 600 kW, ma in realtà poi qui nei box vengono ricaricate ad una potenza normalmente di 40-50 kW, perché comunque le batterie dopo una gara di questo genere sono molto calde, operano infatti ad una temperatura media che sta sui 45 gradi. Ah, e giusto un piccolo aggiornamento, vabbè, ovviamente voi avrete visto o starete guardando o guarderete la gara di oggi. Nico è riuscito a posizionarsi molto bene e tecnicamente adesso, proprio in questo momento, sentite i rumori delle auto, stanno andando a fare il duello. Purtroppo invece Lucas ha sbagliato nel secondo settore e quindi ha perso un pochino di posizioni. Dovrebbe partire più o meno sul 14° posto. Il bello poi della Formula E, ragazzi, se vi capita di venire, e fatelo, è che direttamente le persone che vengono con il loro biglietto potranno accedere a tutta questa area molto particolare con tantissime cose da fare. Infatti, vabbè, c'è una spiaggettina, ci sono anche diciamo vari videogame, realtà virtuale, realtà aumentata. Ogni brand insomma porta un po' quello che vuole, che lo caratterizza. Ad esempio Cupra Bete è qui con anche un campo di padel. Io non giocherò a padel, però insomma avete capito, c'è tanta roba da fare. Poi ovviamente c'è la telecronaca, ci sono schermi praticamente ovunque. E ultimo, ma non ultimo, c'è anche la possibilità di andare a conoscere i piloti, perché ad un certo punto della giornata, nella pit walk si chiama, cioè proprio le persone possono camminare davanti ai box, vedere le auto e anche strappare un autografo ai loro piloti preferiti. E qui, prima di parlarvi di gomme, volevo anche rimarcare il fatto che guidare una Formula E è molto diverso dal guidare le Formula 1. Addirittura Villeneuve, il pilota di Formula 1, qualche anno fa ha fatto tipo 3 gare. A un certo punto è sceso dall'auto e ha detto: no ragazzi, basta, quest'auto non riesco a guidarla. E adesso i maligni diranno: perché è elettrica. In realtà no, non perché fosse elettrica, ma appunto perché era comunque complicato gestire la frenata rigenerativa per lui, che arriva da un mondo dove la frenata rigenerativa non è importante. Ragazzi, ma come si fa a vincere una di queste routine? Si può? No, solo per esposizione. Comunque è troppo bello questo affare qua. Hankook, se mi stai sentendo, e so che lo stai facendo, quella ruotina là mi piace un sacco, quindi troviamo il modo di... Vabbè. E già che c'ero, ragazzi, mi sono fermato un attimo a vedere come è composta la
gomma Hankook Ion Evo, proprio quelle che monto sulla mia Tesla. Allora, prima di tutto partiamo da questa parte interna della gomma, che è fatta con del PET riciclato e anche del PET delle bottiglie. Poi la parte, diciamo, portante, questa qui, diciamo il secondo strato, è formato da alluminio e anche da materiali metallici, sempre ovviamente riciclati. E poi, per quanto riguarda invece la gomma, tutti questi sono i materiali che la compongono in vari, diciamo, percentuali. Troviamo alcune gomme che sono proprio a fine vita, olio naturale, resina naturale, residui di alberi, soia, grano, insomma una gomma molto sostenibile. E Hankook è proprio sponsor ufficiale della Formula E, e sono qui anche grazie a loro. Ovviamente le parti all'interno della gomma della Formula E sono riciclate per il 30%, e ogni volta che termina una sessione di gara la gomma viene presa e viene poi a sua volta riciclata completamente. È l'unica gomma commerciale, ossia questa, che deriva completamente dallo studio della tecnologia per la Formula E. 100% della tecnologia che troviamo qui la troviamo anche lì. Tre declinazioni diverse, perché abbiamo le Hankook Ion Evo estive, invernali, e adesso sono arrivate anche le quattro stagioni. Vediamo se riesco a vincere qualcosa. Il premio più bello qual è? Fallito. Sono io. Niente, raga, non ce l'ho fatta. Diciamo che sono un po' stanco, ma la giornata praticamente non è neanche cominciata, perché la gara non è ancora cominciata. Vabbè, ma cosa abbiamo qui? Go-kart. Pronti, raga? Per andare con i go-kart c'è una fila lunghissima. Poi tanto io non arrivo ai pedali, quindi che me frega. E quindi, ragazzi, la Formula E è una figata anche per questo, no? Potete fare cose che con la Formula 1 non potete fare. Qui, ok, per i più piccini, però dai, ci sta. Sono stampate in 3D. E in realtà alcune parti proprio delle monoposto sono stampate in 3D. Ah, e ovviamente i kart sono elettrici. Comunque avrò fatto tipo già 15 km oggi. Camminando, arrivato a dove accade la magia delle gomme. Dovete sapere che ogni pneumatico è controllato da un esperto di Hankook, che praticamente segna pressione, temperatura, ovviamente livello di usura e determinate informazioni, che poi ovviamente vengono anche condivise con il team, da regolamentazione molto ferrea ovviamente della FIA. Le gomme non possono essere assolutamente toccate, modificate, non si possono riscaldare nemmeno. Sapete che invece nella Formula 1 le gomme possono essere riscaldate. Ecco, nella Formula E non si può, ed è una regolamentazione un po' particolare in realtà. Non capisco perché ci sia questa frizione, ma è proprio un regolamento ufficiale di FIA. Raga, comincia ad arrivare un botto di gente. Meglio che mi trovi un posticino all'ombra. Ci sono tra l'altro parecchi team che competono nella Formula E. Ora qui, altre gomme lasciate al sole. Madonna, ci sono i bersaglieri, raga. Bravi! No, comunque in realtà le gomme che avete visto, ragazzi, sono gomme esauste che non possono essere riutilizzate. Le gomme che poi vanno effettivamente utilizzate in pista, in gara, nella sessione relativa, sono gomme che vengono tenute all'interno del box e vengono tenute all'interno di alcune coperture. Ed oltretutto ci sono delle telecamere che le sorvegliano, perché proprio è una cosa molto importante. E oltretutto FIA controlla anche tutte le persone che entrano nel box ed escono dal box. Nel frattempo sono riuscito a trovare Ginger. Cavoli, siamo in giro insieme, ma in realtà non ci vediamo mai. Guardate che bella la macchina, ragazzi, è veramente uno spettacolo. In questo momento l'auto è in park farming, quindi è
ferma e non si può assolutamente toccare, non si possono anche modificare nessuno degli aspetti dell'assetto, del motore, eccetera eccetera. È qui ferma in attesa. È molto eccitante stare dentro nel box e devo dire che è una cosa abbastanza difficile, perché appunto ci sono delle regolamentazioni molto stringenti ed in effetti io sono qui giusto perché ho chiesto un favore, perché in questo momento non ci si può stare. Grazie a questo sistema telematico tutte le informazioni vengono registrate perennemente all'interno di computer e poi analizzate anche in un secondo momento, ma c'è un'analisi anche che avviene in real time. I piloti sono in continuo contatto con i box. Non si può modificare l'auto durante la gara, si può modificare ma solo se si viene a fare un pit stop, ma fare un pit stop vorrebbe dire comunque perdere la gara. Adesso proviamo a vedere se riesco a fare un paio di domande, perché voglio farmi spiegare bene quali sono le modifiche che vengono effettuate ai veicoli. Given the fact that it's a battery electric car, it's apart from that it's a normal race car. So what you can do is you can find the optimum setup for every driver. So you can play with the ride height, you can play with the damper springs, you can play with the tire pressure, you can play with all sorts of metrics around the car. Then the second big thing, of course, is the software. So in Formula E, energy management plays the most important role, and this is something for the guys in the back office to sort out during the race. So all of the cars on the pit lane have the same bodywork, they have the same tires, the same brakes, the same aerodynamics, and the only thing we can change as a team is the powertrain, motor, gearbox, inverter, and the software. And this comes from a manufacturer. In our case, we rely on Mahindra Racing, but there are other manufacturers around the grid, like Porsche, like DS, like Nissan. So several manufacturers competing to each other, having their own teams and also customer teams. Come avete sentito, ci sono parecchie cose che possono essere modificate. Ad esempio, il motore, che probabilmente è la parte che mi interessa forse un pochino di più, e spero un giorno di poter andare a vedere la fabbrica e parlare magari con gli ingegneri che stanno dietro al motore. Ragazzi, finalmente ho trovato una donna più alta di me. Eccola qua. Ciao. Sì, perché insomma, buon viaggio. Anche lei. Buon viaggio. Ragazzi, il super esperto Fabrizio Bardi, ti volevo fare un paio di domande. Tu sei il responsabile delle gomme che vengono montate sulle monoposto. Sì, giusto? Tutta la parte, diciamo, logistica e tecnica, montaggio e monitoraggio di tutto quello che avviene ai nostri pneumatici dal momento in cui arrivano in pista a quando vengono smontati. Ci sono dei dati che tu vai a controllare ogni volta che ti portano il cerchio? I pneumatici, una volta montati, vengono monitorati già all'interno dei singoli box dei team attraverso la misurazione della pressione e il rilevamento della temperatura sulla superficie del pneumatico. Oltretutto, questi pneumatici qua che equipaggiano la Formula E sono montati su dei cerchi dotati di un sensore TPMS che trasferisce in tempo reale alcuni di questi dati ad una centrale dove i dati vengono raccolti, questa a disposizione della FIA, della Federazione Internazionale, e per ogni pneumatico c'è un check che viene fatto sempre dai nostri tecnici riguardo a come la gomma si è consumata, quindi viene analizzato l'uniformità di consumo, viene misurato l'effettivo consumo del pneumatico misurando con delle attrezzature specifiche il battistrada rimanente. Viene fatto anche un controllo, un'ispezione visuale all'interno del pneumatico per vedere qualora ci fossero dei segni di sofferenza. Può succedere con dei camber estremi, va verificato se questo ha portato un affaticamento sulla singola spalla del pneumatico, e questo lo facciamo attraverso un'ispezione all'interno una volta il pneumatico viene smontato. La FIA è veramente molto molto attenta ai pneumatici. Ogni pilota in un weekend standard ha a disposizione 8 pneumatici, 2 set. Nei weekend tipo questo di Misano, con gara doppia, quindi dove si corre una gara il sabato e una domenica, hanno a disposizione un ulteriore set, quindi 3 set di pneumatici a pilota. Come mai c'è tutta questa attenzione secondo te? Prima di tutto, il pneumatico nel momento in cui parte il weekend di gara è parte dell'auto a tutti gli effetti. In specifici momenti della sessione del weekend di gara è addirittura in parco chiuso, quindi è veramente intoccabile. Oltretutto ci sono anche dei limiti dal punto di vista del regolamentare delle persone che possono interagire con l'auto. Quelli di noi che lavorano all'interno del box e che vanno a rilevare, come dicevo prima, temperature e pressioni,
devono avere un bracciale di riconoscimento, perché all'interno del team ci deve essere un massimo di persone che interagiscono con l'auto e solo toccarla è interazione. Ci puoi parlare di quanto incide il motorsport sulle gomme che montiamo? Tutti i pneumatici da competizione hanno un impatto su quello che poi vedremo sui pneumatici stradali delle stagioni successive, perché c'è un trasferimento di dati e di esperienze che è difficilmente replicabile. Si può considerare le competizioni come una grande incubatrice, dove si estremizza e si accelerano esperienze e sollecitazioni sui pneumatici che altrove sarebbe difficile replicare. Nello specifico nel pneumatico di Formula E, proprio per la direzione che ha preso la filosofia del campionato, questo è ancora più marcato. Si fa prima dire cos'è che non può essere trasferito, perché poi tanto di questa gomma ha già preso la strada per le vetture tutti i giorni. Questo pneumatico forse, togliendo la parte della carcassa che è specificatamente racing per le sollecitazioni che deve sopportare e che comunque in alcune macchine GT ritroviamo, quindi non è così differente, poi su un discorso di disegno, su un discorso di mescola, sono veramente tanti i componenti, le esperienze, i dati che arrivano alla parte di produzione stradale. E ragazzi, Formula E non è solo motorsport, è anche divertimento, e infatti qui in questo momento c'è un DJ set grande. Raga, livello di stanchezza altissimo e la gara non è ancora cominciata, quindi, cioè, ok. Signore e signori, prego alzatevi per l'inno nazionale italiano. Italia se d'estate. Oh! Nella prima parte di gara, ragazzi, i piloti cercano di recuperare posizioni, guadagnare posizioni, però stando sempre molto attenti a come utilizzare tutta la potenza dell'auto. Infatti tendono a non utilizzarla completamente, perché ovviamente si fa un drain più veloce della batteria, quindi la batteria finirebbe più velocemente, e si tengono un po' di ciccia per gli ultimi giri. E a proposito di potenza, ragazzi, queste auto normalmente vanno ad utilizzare solo 300 kW di potenza, non 350. Questi 50 in più vengono sfruttati solo per 4 secondi all'interno di ogni sessione di gara, grazie alla Attack Mode. Praticamente è una parte di circuito normalmente posta sulle curve in esterno, quindi fuori da scia, dove i piloti possono andare ad infilarsi per guadagnare questa potenza in più. Il tutto ovviamente per rendere un pochino più pepata la corsa. Cupra, devo dire, è in una buonissima posizione, credo che sia nei primi 5, quindi incrociamo le dita. Diamine, raga, purtroppo una Cupra ha perso un pezzo dell'alettone frontale, deve aver urtato qualcuno. E siamo entrati ufficialmente nell'ultimo giro. E la gara, ragazzi, la vince Porsche con Da Costa. Sì, sì. Sapete con quanto ha vinto la gara? Con lo 0,4% di batteria. Fantastico. De Grassi e Müller invece dodicesima e tredicesima posizione. Vabbè, la prima gara è finita, ma domani ce n'è un'altra. Povera Jaguar. È stata una giornata un po' sfortunata per il team, speriamo che vada meglio il prossimo giro, quindi domani. Vabbè, io comunque, ragazzi, vi lascio perché insomma oggi sono stanchissimo, il video è durato anche troppo, vi lascio sbizzarrire qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! E non so se avete notato l'usura delle gomme, molto molto poca, quindi molto bene. Ottimo, direi. Brava, Hancock.